Cari amici di Turbo.it, eccoci alla seconda recensione per la Lineage of Extinction. E qui abbiamo il Power Blatter. Beh, quasi. Il Power Butler Cup. Hound. Vi farò capire dopo perché faccio questa confusione. È una replica in miniatura di Hound, che vi sbircia della Coppa dell'Olio. E visto che parliamo di cap, eccolo qua cap. Sono grandi uguali. Hanno anche quasi lo stesso colore. E penso anche la stessa personalità, per questo faccio confusione. Trasformiamolo, prendiamo questo pannello, portiamo in su. E così. E qui abbiamo il torace. Prendiamo le gambe, bisogna vedere le fiancate. Le ruote sono su un perno a fungo, ballano anche, è tutta la mobilità che c'è in questo modello in pratica. Apriamo qua sotto e ruotiamo in fuori. Perché va dall'altra parte, verso alto. Ruotiamo così, abbiamo le gambe scolpite, completamente immobili. Apriamo così dei pannelli. Prendiamo il muso del mezzo, non mi ricordo come si chiama, portiamo in avanti e questo slot si appoggia su questo perno perché non si incastra per niente e questi due pernetti si infilano in questi due fori, uno qua e uno qua. Sganciamo questo braccio, prendiamo il fucile e lo ruotiamo ai 180 gradi e qui abbiamo un cap. Dagli, Hound, che è con un Vacon, è poco più alto di Drift, del Drift Flip Flop. Mobilità, 360 gradi sulla spalla, 90 gradi in fuori, il gomito poi 180 e basta. Quest'altro braccio, tirando su questa levetta e tirandola, impugno la pistola e la punta in avanti. Se fosse un accendino e qui avesse la fiamma, verrebbe qualcosa. Così è soltanto un fermacarte che somiglia vagamente a Hound, somiglia vagamente a Bud Spencer e somiglia tanto a un sasso. Questo costa più dei flip flop, penso che da noi vada dai 20 ai 25 euro, negli Stati Uniti probabilmente 12 dollari, non credo di più, non ho idea, anche questo non vale la pena. È bello che questo e questo sono le uniche cose che sono arrivate da noi, bello schifo. Bene, archiviati questi rigurgiti, passeremo a modelli migliori. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ciao!